Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua per parlare di tennis, oggi siamo qua per parlare del Mutua Madrid Open. Ragazzi, prima di passare al video di oggi, il mio invito è quello di iscrivervi al canale. Siamo a 544 iscritti, mancano soli 6 iscritti per arrivare a quota 550. Un ultimo piccolo sforzo in questo mese di aprile, nel quale riconosco di aver messo meno entusiasmo rispetto agli altri mesi. E mi assumo tutte le responsabilità per non aver avuto lo stesso successo a livello di iscritti, visualizzazioni e like e tutto. Però a maggio sono più forti che mai e come avete visto il video di cui non è uscito, ho evitato di farlo uscire perché era un brutto video. È un brutto video fatto di fretta, fatto male, quindi per questo motivo ho evitato di farlo uscire. Bensì, ho fatto respirare un po' il video di ieri. Lo sapevo che ho sacrificato un video da 3, 4, se andava anche bene, 1000 visualizzazioni mettendo Rafa nel titolo, ma mi sembrava più giusto fare così. Comunque sia, oggi nel titolo ci saranno sia Sinner sia Alcaraz. Un attimo per riprendere un po' il ritmo con i video su Jannik, anche se oggi, ragazzi, per quanto riguarda gli italiani, bisogna sicuramente parlare molto bene di Jasmine Paolini. Dopo avervi invitato ad iscrivervi al canale, ragazzi, quindi vi prego, 550 iscritti, cerchiamo di arrivarci, vi ringrazio a tutti per il supporto. Adesso passiamo con le partite. Allora, di Sinner abbiamo parlato ieri, dominio totale di Jannik, che ha giocato un tennis di eccezionale livello, veramente sono contentissimo per il tennista altoatesino. Abbiamo parlato già della partita di Sinner ieri, infatti avete il video di ieri, ragazzi, quello intitolato Rafa, e ne parlo a pieno, anche se non c'è molto da parlare per quanto riguarda Sinner. Poi, ragazzi, per quanto riguarda le ultime partite di ieri, Coco Gauff ha battuto Jastremska 6-4-6-1, partita che è andata liscia per Coco Gauff. Non ha avuto molti problemi nel battere, nell'estromettere Jastremska dal Mutua Madrid Open. E poi, ragazzi, per quanto riguarda il femminile, ha giocato anche Haddad Maia, che ha battuto a Navarro in due set. Casper Ruud ha dominato contro Kecmanovic, nonostante una partenza a rialto. Si conferma uno dei giocatori più in forma del circuito in questo momento. Poi, ragazzi, passando a ieri, per quanto riguarda sempre gli uomini, Cobolli batte Nicolas Jarry per la seconda volta quest'anno. Un'altra vittoria importantissima per Flavio Cobolli, che continua a migliorare e continua a dimostrare di che pasta è fatta. Insomma, è un giocatore che nei 50 può assolutamente stare, secondo me. Non è nemmeno molto lontano dall'esserci, 62 è stato massimo in carriera, adesso 57 è una classifica simulata, quindi assolutamente dovrebbe essere anche in 5 posizioni. E a questo punto, in questo momento, si trova solo a 7 posizioni dalla top 50 e a 69 punti dalla 50ª posizione nel ranking mondiale. Quindi con un'altra vittoria, comunque sia un'altra vittoria che non sarebbe semplice, perché sarebbe con Khachanov, quindi una partita nella quale sicuramente parte con i pronostici a sfavore, ma è una partita non chiusa, perché Khachanov si può battere, non è una delle teste di serie più forti e più alte, però partirebbe comunque sia sfavorito, ma sfavorito non è più alla battuta, l'abbiamo visto molte volte nel tennis. Allora, passiamo alle partite di oggi. Holger Rune viene eliminato da Talon Grikspor, cosa che non fa sorridere il mio fantatennis. Il tennista danese conferma il suo periodo di scarsa forma, che ormai va avanti da 6-7 mesi, ragazzi, perché il tennista nordico non vince, più che non vince, non è il vero Rune da molto tempo, da Wimbledon dell'anno precedente, ragazzi, perché dopo Wimbledon, Rune, se non sbaglio, Rune entrò anche nei primi 4 nell'estate scorsa, invece adesso si trova in una posizione di ranking che secondo me non rispecchia il potenziale di questo giocatore, perché Rune, ragazzi, ha molto più potenziale di quanto la sua classifica non lo dica, ragazzi, perché Rune vale più della 12ª posizione, assolutamente, secondo me Rune vale molto di più della 12ª posizione e sarebbe sbagliato dire il contrario. Quindi secondo me il ragazzo vale molto di più di questa posizione, nella posizione di ranking nella quale lui si ritrova. Quindi Rune deve un attimo trovare stabilità, deve un attimo trovare un coach con cui si trova bene e fare un lavoro duraturo nel tempo, perché secondo me questo giocatore può vincere Slam nel futuro, ragazzi, ha talento per fare ciò. Poi, ragazzi, Struff batte Humbert e setta, per dire una parola in inglese, per coniugare un verbo all'italiana,
ma inglese, to set, e ragazzi, Struff riaffronterà Carlitos Alcaraz. Quindi, rematch della finale dell'anno passato, in ottavi, ragazzi, vedo favorito Alcaraz. Struff dovrebbe fare la partita della vita e spero che Alcaraz abbia troppa paura di andare magari a giocare molto forte con il dritto. Insomma, Alcaraz che ha giocato una partita sufficiente con Cyborg, e questo è un Alcaraz che da questo periodo nel quale deve giocare con, diciamo, in modo conservativo, può imparare moltissimo, vi dico. Secondo me può imparare moltissimo, adesso vi spiego anche perché. E perché ragazzi, Alcaraz è un giocatore alle volte troppo esuberante, in un periodo nel quale non è al massimo, non può andare al massimo, può imparare a contenersi e a vincere queste prime partite senza dover andare a sbracciare, ad esagerare e senza andare a compromettere la sua condizione fisica, mentale e tecnica per le partite successive. Quindi secondo me da questa infortunio Alcaraz può imparare e questa è una cosa che sicuramente fa poco piacere ai suoi rivali. Passiamo ragazzi alle prossime partite, mi hanno scritto un messaggio quindi sono un attimo fermato. Allora, Rublev batte Davidovic Fokina e rivince due partite di fila dopo 3 mesi, 2 mesi. Da Dubai, ragazzi, è un Rublev che ha fatto fatica, comunque sia, perché alla fine è stato bravo a salvare i set point. Il problema di Rublev, ragazzi, è che è troppo emotivo, ed è un giocatore che se riesce a controllare un po' di più queste emozioni, come l'anno scorso è riuscito a fare, certo, sempre super emotivo, ma è riuscito a controllare un pochino di più del solito, può valere magari la quinta, sesta posizione, ma i primi quattro no. Perché sono dei giocatori, i primi quattro, troppo più solidi di testa di lui. E Rublev, ragazzi, è un giocatore che, oltre al piano A, efficientissimo per carità, che ha poco altro che può utilizzare. Perché, ragazzi, oltre che tirare a tutta, Rublev non può fare moltissimo. Non può variare facendo le smorze. Non può variare giocando dei colpi più arrotati. Non può variare facendo serve and volley, non può variare rispondendo 2-3 metri dalla linea di fondo e cercare di far partire lo scambio. Quindi è un giocatore che ha una sola soluzione, che per carità funziona benissimo, ma che contro i primissimi giocatori non funziona. Poi, Hurkacz batte Altmaier 2-7-0, partita liscia per il tennista polacco. Poi, Alcaraz batte Cyborg Twidde. Ne abbiamo già parlato, ragazzi? Ah, no, di Alcaraz ho menzionato il fatto che aveva solo, che poteva solo trarre vantaggio dal fatto che è infortunato. Comunque sia, Alcaraz 6-3-6-3, partita che è andata via in scioltezza, ma Alcaraz nei primi 2-3 game dal 2-3 in favore di Cyborg, poi non c'è stata più storia. Alcaraz si è concesso un break, ma per il resto è stato un Terminator. Poi Fritz batte Sebastian Baez 2-7-0, una delle mie prestazioni al servizio degli ultimi tempi. Tennis Insights ci ha fornito questa statistica con un rating al servizio di 9.6 per Taylor Fritz, 0 break point concessi e ragazzi, Baez non ha risposto più del 50%, precisamente il 53% dei servizi messi in campo da Fritz. Questo ci fa capire insomma quanto abbia servito bene Taylor Fritz, e Baez, ragazzi, risponde da dietro, molto dietro. Poi Shapovalov affronterà Zverev. Paul e Cerundolo stanno giocando, stanno 4 pari nel secondo set, partita molto equilibrata nel primo, finita 7-6, 9-7 al tiebreak per Tommy Paul, 4 pari invece nel secondo parziale senza break. Poi Shapovalov e Zverev, ragazzi, devono ancora giocare, credo che Zverev se la caverà, insomma. Prevedo una partita semplice per Sasha che, come detto, secondo me in questo torneo arriverà in fondo. Poi passiamo alle donne. Krug affronterà Bezhlek, ha affrontato Bezhlek, scusatemi, 2-7-0 per Bezhlek. Rybakina ha battuto Sheriff 2-7-0, 6-1-6-4, partita filata liscia per la tennista kazaka, no problem at all for her. Poi Putintseva ha battuto Leide, Kasatkina ha battuto Pavlyuchenkova 2-7-0, ci si poteva aspettare qualcosina in più, forse sì, ma è stata una partita veramente equilibrata, quindi non è stata una partita 2-7-0 che è finita in due netti parziali, sono stati due parziali equilibratissimi, 7-6-7-5, insomma, non si può comunque sia parlare di un dominio. Poi passiamo, scusatemi, ad Andriva che batte Vondrusova e si guadagna un posto agli ottavi di finale, nei quali affronterà
Jasmine Paolini che ha battuto Garcia 6-3-6-2 giocando una partita eccezionale. Per carità, Garcia ci ha messo del suo, nel senso che ha giocato molto male, però d'altro canto, dall'altro lato, Paolini ha giocato un tennis eccezionale, ragazzi. Paolini ha giocato benissimo, meglio, allora, ragazzi, mi ha soprattutto impressionato col rovescio, bravissima. C'è stato un game nel quale ha colpito, se non sbaglio, 3 o 4 incerti consecutivi di rovescio, bravissima al servizio, concedendo solo un break, ragazzi, comunque sia. Paolini è bassa, è 1,63, insomma, quindi 1,60. Il servizio non può essere la sua arma principale. Nel tennis femminile il servizio conta molto meno del maschile, perché nel maschile se non hai il servizio è game over, invece nel femminile se non hai il servizio te la puoi cavare. E però nonostante ciò comunque sia un colpo importantissimo, Paolini oggi è stata eccezionale. Collins sopravvive per la seconda partita di fila contro Christian, 3-6, 6-4, 6-1 e conferma il suo periodo di forma. Sabalenka sta vincendo 3-1, 40-0 contro Montgomery al primo set. Scusatemi, non so pronunciare il suo nome. Passiamo alle partite di domani, ragazzi. Domani giocherà Rafael Nadal. Credo che se Rafa si sente bene non dovrebbe avere problemi e spero che abbia recuperato. Credo che abbia recuperato perché non sono uscite alcune notizie, nessuna notizia sulla condizione fisica di Rafa, quindi significa che le cose sono rimaste stabili. Però ragazzi, credo che Rafa con Cacin possa giocare anche più nel chill, utilizziamo questo termine, e comunque sia vincere, quindi una partita più tranquilla, una partita con la quale conserva l'energia, può comunque sia vincere in due parziali abbastanza netti. Mi immagino una partita nella quale Cacin non vince più di 9 game. Mi immagino un 6-3-6-2, un 6-2-6-2, un 6-3-6-4. Non credo che Rafa, francamente, lascerà più che qualche briciola al povero Pedro Cacin. Ho iniziato a parlare di Rafa, non andando in ordine cronologico perché è la partita più importante del giorno, indubbiamente. Per quanto riguarda gli italiani, domani ci sarà Sinner contro Kotov. Ragazzi, prevedo un massacro. Non credo che Kotov possa opporre più di tanta resistenza a tennista italiano che è troppo più forte in questo momento di Kotov ed è troppo più forte in generale di tutti tranne i primi due o tre. Poi ragazzi, passando alle donne, partite di maggiore rilievo, abbiamo ovviamente Paolini che giocherà con Mira Andreeva, ragazzi, Jasmine, gli ottavi di finale, e ragazzi, Paolini parte favorita, però attenzione a Mira, ragazzi, attenzione a Mira, che però la vedo un po' più spenta da Open Australia, insomma, la vedo un po' più spenta, francamente, Jasmine Paolini. La vedo un po' più spenta rispetto a, non Jasmine Paolini, scusatemi, Miranda, la vedo un po' più spenta rispetto a qualche momento fa. Invece, per quanto riguarda Paolini, sta assolutamente benissimo da approfittare di questo momento. Credo che alla fine vincerà Jasmine in due parziali non troppo netti, ma non troppo equilibrati al contempo. Giocheranno Bublik e Shelton anche, ragazzi, partita intrattenente per usare un eufemismo. Il vincente, se non sbaglio, affronterà Rafa. Non vorrei, no. No, 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 non credo che il vincente affronti Rafa. Credo che il vincente di Nadal Cacin affronti Lechka Monteiro, quindi sarebbe un'altra partita per Nadal qualora dovesse arrivare fino agli ottavi di finale, fattibile, fattibile, utilizziamo questo termine, ovviamente fisico permettendo, ragazzi, l'unico problema di Nadal è fisico. Se Nadal mi riesce ad arrivare in semi, come io ho detto inizio torneo, e riesce a mantenersi fisicamente integro, come si direbbe a Roma, so, non continuiamo perché insomma, voglio evitare di utilizzare francesismi quando non è dovuto. Bublik Shelton, vedo favorito Shelton, vedo favorito mio fratello, credo che non avrà troppi problemi a battere Bublik, insomma Bublik deve decidere come giocare, ma francamente credo vincerà Shelton. Tra Bublik e Karbayev-Zverev ci sono state un po' di scintille in campo, ho visto Karbayev che stava tirando palline a Bublik intenzionalmente sull'1-5 nel terzo set, insomma, quindi Bublik comunque se sappiamo benissimo essere un provocatore con grande esperienza.
Poi ragazzi, Medvedev corda, partita difficile per Medvedev, che secondo me alla fine vincerà, ma partita difficile. Insomma, per Medvedev qualsiasi partita su terra non è semplice, ma corda è un giocatore che gli dà molto fastidio, l'ha battuto due volte, una a Open Australia l'anno scorso e l'altra a Shanghai, invece una volta Daniil è stato Daniil a battere Sebastian Korda, ed è stato quest'anno a Miami, se non sbaglio, o no, Indian Wells credo, però io credo che vincerà Medvedev in tre, però. Giocheranno Ruud e Norrie? No, ci saranno problemi secondo me per Ruud. Vedo difficile, no? Vedo difficile che Ruud abbia troppi problemi. Giocheranno Gillessim e Mensik. Se Mensik riuscirà a giocare come ha fatto con Dimitrov, vincerà lui. Secondo me Gillessim non lo vedo. E poi ragazzi, per quanto riguarda le donne, giocheranno Sakkari e Dadmaia. Prima partita difficile per Maria Sakkari, ma credo che vincerà lei. Poi Jabeur Stapenko. Parte leggermente favorita Ostapenko visto il periodo di forma. Świątek e Sorry per Storm, ragazzi, non credo ci saranno troppi problemi per Iga Świątek. E poi tutte le altre partite le abbiamo menzionate, eccetto la partita di Coco Gauff e di Elena Rybakina, che credo però saranno partite che fileranno in scioltezza a favore della numero 3 e numero 4. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, noi ci vediamo domani con un nuovo video, il video pronostico per la partita di Sinner. Un video sul calcio, un video che sta sul calcio in collaborazione di Simone Liberati, e oltre a questo uscirà anche il consueto video recap di giornata. Grazie a tutti dell'immenso supporto e ci si vede domani con un nuovo video. Ciao!